Dopo la spettacolare tappa sugli Appennini vinta dallo spagnolo Oscar Fraile, si riparte da Forlì. 229 km per la frazione più lunga del giro numero 100, una giornata per ruote veloci. La fuga parte immediatamente con tre uomini all'attacco: Mirko Maestri della Bardiani CSF, Marco Marcato della UAE Emirates e Sergei Firsanov della Rusvelo Gazprom. Il loro vantaggio tocca ai 7 minuti nella prima ora di gara. I tre collaborano attraversando le province di Firenze, Bologna e Modena, percorrendo anche 33 km di autostrada sulla 1. È chiaro a tutti però che Greipel, Juvan, Bennett e Gaviria abbiano tutte le intenzioni di giocarsi il successo di tappa. Così il gap tra il gruppo e la testa della corsa va progressivamente diminuendo. Sotto il minuto suona l'allarme per il terzetto all'attacco. Maestri rilancia l'azione a 13 km dal traguardo, non vuole arrendersi alle squadre che viaggiano a 60 all'ora per ricucire il divario. Ma al cartello dei meno 5 il gruppo è compatto, lo sprint può essere lanciato. Entra in azione la Bora Hansgrohe che lavora per Sam Bennett. Il treno della Lotto Sudal si sfalda, Greipel sceglie proprio la ruota dell'irlandese. Sulla sinistra della carreggiata Richezze pilota perfettamente Fernando Gaviria. Il colombiano della Quickstep Floors resta al coperto fino ai meno 100, quindi esplode la sua potenza e non c'è storia. La maglia Ciclamino infila il terzo successo dopo Cagliari e Messina, ai quali va giunto il secondo posto di Alberobello quando a vincere fu Caleb Ewan. Maresco deve accontentarsi della piazza d'onore, Modolo e Ferrari sono gli altri italiani tra i primi 10. Nessun cambiamento nella classifica generale, con Tom Dumoulin saldamente in maglia rosa. Il giro prosegue con la 13ª tappa, la Reggio Emilia-Tortona, 167 km, ultima chance per i velocisti, prima della buffata di montagne che deciderà le gerarchie della classifica generale.